Il comune di Teramo al lavoro per chiudere la questione del mega intervento di recupero dell'ex Villeroi. Nel corso di un incontro tra il sindaco Gianguido D'Alberto, l'assessore Stefania Di Padova e rappresentanti dei gruppi Gabrielli e del consorzio edilizio Abitare Abruzzo, che hanno acquistato un'ampia porzione del complesso ex industriale alla Gammarana, è stato fatto il punto dell'operazione, che coniuga riqualificazione urbana e sviluppo commerciale. Una riqualificazione importante che abbiamo già, su cui abbiamo già aperto un dibattito con il comitato di quartiere, con i residenti, una rappresentanza importante, ingegner Marcozzi e altri componenti del direttivo del comitato, proprio perché le scelte devono essere assolutamente condivise e devono essere anche valutati quelli che sono gli impatti problematici dell'intervento. Ci è stato segnalato in primis la preoccupazione relativa al carico urbanistico e sulla viabilità che l'intervento può avere, senza ombra di dubbio. E su questo, diciamo, quello che ci chiedono i residenti, ma penso che sia una richiesta oggettiva e anche comprensibile e compresa dagli stessi proponenti, quella di una valutazione di interventi di viabilità che consentano appunto di evitare l'impatto urbanistico, il carico urbanistico, ma anche quello ambientale. Su un'area, ripeto, su cui però su questo c'è una condivisione da parte di tutti, la riqualificazione è assolutamente necessaria. Questo è anche un invito ad ARAP perché si preoccupi e si occupi di più delle questioni di Teramo città e delle esigenze non solo di Teramo città ma della provincia di Teramo, perché devo dire che all'esito di questo accorpamento, questa centralizzazione con ARAP degli ex consorzi industriali, si è spostato troppo il potere decisionale su Pescara e su altri territori e Teramo è stata penalizzata, e questo noi non possiamo tollerarlo e non lo tollereremo.